Mi è stato chiesto di registrare un messaggio per quanto riguarda i parchi, l'ambiente dopo il coronavirus. Beh, che dire, la prima cosa che mi viene in mente è che sia i parchi che tutto l'ambiente dopo il coronavirus avranno sicuramente un altro colore, altro profumo e anche proprio tutto quella che è la realtà stessa. Cioè, quando il camminare nel parco oppure girare in un ambiente all'aria aperta sarà sicuramente diverso, perché non sarà più catturato, secondo me, dopo il coronavirus dai nostri cellulari, cioè non saremo più attenti a prendere l'immagine o a postare la foto più bella, ma forse gusteremo di più quello che è tutto il mondo che ci circonda. Vedremo con i nostri occhi il colore degli alberi, non attraverso lo schermo di un cellulare, e staremo più attenti anche ai rumori, ai suoni, perché tutto questo adesso non è possibile, ci è stato negato e ci viene negato ogni giorno. Ora noi viviamo al chiuso e soprattutto utilizziamo appunto quelli che sono i mezzi di comunicazione, i social, e parliamo attraverso Skype e facciamo le videochiamate. E invece dopo quello che è l'ambiente e quello che saranno i parchi sarà l'essere dell'uomo nella natura, viverlo nella natura, con la natura e soprattutto anche l'informarsi, studiare di più quelle che sono le piante e rispettare forse ancora di più l'ambiente. Saremo ancora più grati a tutto ciò che ci circonda. Io il dopo coronavirus, come vedo il parco? Come quando eravamo forse piccoli, cioè un mondo da esplorare, da girare, da vedere con i nostri occhi, da ascoltare con le nostre orecchie e da sentire i profumi che ci circondano. Due parole adesso per quanto riguarda invece quello che potrebbe essere o quello che sarà magari il ruolo della scuola. Come sempre, è un ruolo fondamentale per l'educazione dei ragazzi e per l'istruzione. E la scuola dovrà rivedere anche questo, diciamo, nel modo di insegnare quello che è l'ambiente e anche quello che sono i parchi, soprattutto quindi partire dallo studio sul campo, quindi portare i bambini e i ragazzi appunto a visitare i parchi e a rispettare sempre di più l'ambiente, quindi chiudere i libri di testo e vivere quella che è la storia dei parchi nei parchi e poi magari ripensarla in aula, anche magari ipotizzando di chiudere gli occhi e di ricordare quello che uno ha visto o ha sentito e anche quindi la cura di insegnare ai ragazzi osservare il particolare nei parchi e soprattutto ci sarà veramente ancora più rispetto per l'ambiente. La scuola sarà chiamata a svolgere un ruolo fondamentale in questo. Buon lavoro a tutti.